Ecco, io avevo immaginato con voi oggi pomeriggio di condividere un percorso, una riflessione a partire un po' da questo titolo suggestivo che mi avete dato, vedere l'oggi con lo sguardo della fede. E tenendo a mente anche un po' gli altri incontri che avete fatto, ho pensato con voi di commentare un passo del Vangelo che secondo me diventa significativo. Appena ho letto questo titolo, la prima cosa che mi è venuta in mente non è stato un tema quaresimale. So che ci troviamo quasi alle soglie della Settimana Santa, so che dovrei mantenermi, forse tematicamente, liturgicamente all'interno di questo tema, ma, con il cuore, con la preghiera, ho fatto un sorpasso, ho superato la quaresima, ho superato la Settimana Santa e sono entrato nel cuore della Pasqua, perché la cosa che mi è venuta subito in mente è stato un racconto famoso del Vangelo di Luca, che è il racconto dei discepoli di Emmaus. E mi è venuto subito alla mente questo racconto per un motivo molto semplice, perché c'è un dettaglio della narrazione che fa l'Evangelista Luca che forse si avvicina moltissimo a quello che tutti noi stiamo vivendo in questo momento. Cerchiamo di descrivere che cosa è accaduto. C'è una grande delusione nel cuore di questi giovani che stanno tornando a casa, di queste due persone, questi discepoli che stanno tornando a casa. È la delusione e lo scandalo di aver assistito alla morte di Gesù. Avevano riposto in quest'uomo le loro speranze. Pensavano che in qualche maniera effettivamente quest'uomo straordinario che era Gesù, appunto, era davvero il figlio di Dio, era davvero il Messia. Poi l'avevano visto arrestato, picchiato, umiliato, ammazzato, sepolto, rinchiuso in un sepolcro. E questa esperienza drammatica li getta in una totale confusione, tant'è vero che l'unica grande scelta che riescono a fare davanti a questo dolore, davanti a questa sofferenza, davanti a questa confusione è tornarsene a casa. Io penso che tutti stiamo vivendo un'esperienza simile, nel senso che quando non riusciamo a capire il motivo per cui accade qualcosa, siamo gettati nella confusione, appunto, quando non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ci viene un senso di impotenza che tante volte, ci fa ripiegare su noi stessi e ci fa tornare a casa con un senso di rassegnazione, chiusura, tristezza. E il Vangelo dice che c'è qualcosa che accade proprio a queste persone mentre se ne stanno tornando a casa, incrociano Gesù risorto. Ma dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti, incapaci nel riconoscerlo. Mi piace sempre sottolineare questo dettaglio del Vangelo, perché in realtà sta accadendo qualcosa di profondamente straordinario, cioè loro si trovano nel giorno di Pasqua, ma non sanno che Pasqua e sono incapaci a riconoscere che in quel momento, in quell'istante, in realtà si ritrovano già nella Pasqua. I loro occhi sono incapaci a riconoscere che sono venuti fuori da un percorso di delusione, di tristezza, di fallimento e si trovano già in un momento di vittoria. Non sono capaci di vedere ancora la luce di quella vittoria, non sono capaci ancora di vedere la luce del risorto. Lo dico come una sorta di speranza per ciascuno di noi. Vorrei immaginare che questo nostro presente è già attraversato dalla luce della Pasqua, questo nostro presente è già salvo. Ci troviamo già in una situazione in cui il Signore ha già messo punto a questa grande tragedia che noi stiamo vivendo, soltanto che siamo incapaci a riconoscere questa vittoria, questa luce del risorto, perché ci sembra ancora di abitare nel Venerdì Santo, ci sembra ancora di trovarci nel cuore della cronaca nera che stiamo vivendo. E non ci aiuta molto leggere le statistiche, i bollettini dei contagiati, dei morti quotidiani, le curve dei contagi. Tutto questo ci dice che in realtà ci troviamo ancora nel cuore della tempesta, ancora nel cuore della notte. E forse in realtà è così esternamente. Ma un cristiano non è uno che nega questa notte o nega il buio, ma sa benissimo che c'è qualcosa al di là del buio che a volte noi non riusciamo a vedere. La fede ci aiuta ad andare anche oltre quel buio e ci aiuta a cominciare a vivere da risorti, a vivere in pieno giorno, proprio quando in realtà siamo in piena notte.
Ma prima di entrare nel cuore di questo racconto, di condividere con voi qualche suggestione, qualche provocazione, vorrei fermarmi proprio davanti a questo dettaglio degli occhi impediti, degli occhi incapaci a riconoscere Gesù risorto. Ognuno di noi è figlio di una storia, tutti noi veniamo da una famiglia, veniamo da una storia passata, tante volte la nostra vita è diventata la somma delle nostre esperienze. Ad esempio, una persona che ha sofferto e inevitabilmente quella sofferenza diventa per lui anche il paio di occhiali che usa per guardare la realtà. Una persona che è stata tradita usa quel dolore del tradimento per guardare la realtà. Una persona che ha avuto una buona famiglia fa tesoro, ad esempio, di quei legami affidabili per guardare la realtà. È un po' come dire che il nostro modo di guardare il mondo molto spesso dipende da quello che abbiamo vissuto. Non c'entra ancora la fede, non c'è il dono della fede. Qui c'è tutta la nostra creaturalità. Le esperienze che abbiamo fatto dentro la nostra vita molto spesso dettano anche le condizioni di come noi viviamo all'interno del presente. Questo credo che sia importante per ciascuno di noi, cioè comprendere che se noi stiamo in questo momento storico, oggi, come comunità, come cristiani, come singole persone, stiamo guardando questa realtà e la stiamo vivendo in una certa maniera, questo molto spesso non fa parte tanto del nostro vissuto di fede quanto viene dalla nostra storia umana, dalla nostra storia biografica, da quella che è la nostra stessa esperienza. Ad esempio, le persone che sono nate nel dopoguerra hanno un modo di affrontare la vita che è completamente diverso da persone che sono nate 20 anni fa. Le nostre generazioni sono molto diverse tra di loro. Il modo con cui abbiamo, il modo particolare che noi abbiamo di guardare, di approcciare la vita è sempre molto diverso. Ci sono persone che, ad esempio, hanno una grande fortezza d'animo nell'affrontare delle situazioni difficili. E invece ci sono altre persone che davanti alla prima difficoltà gettano subito i remi in mare, non vogliono più andare avanti, si gettano nell'indolenza e nella lamentazione. Ora, non dobbiamo tanto dare dei giudizi morali e dire che questa è una cosa giusta, questa è una cosa sbagliata, questo è un comportamento corretto o meno. Vorrei partire da questo presupposto, cioè la nostra vita spirituale, il nostro incontro con Cristo diventa un incontro vero quando noi partiamo dalla consapevolezza dei nostri occhi, cioè dalla consapevolezza del fatto che ciascuno di noi guarda la vita perché è figlio di una storia particolare. Voglio farvi un esempio molto concreto. La Bibbia è popolata da tantissimi personaggi e i personaggi della Bibbia non sono mai uguali, hanno temperamenti diversi, hanno caratteri diversi, hanno modi diversi di vivere, di scegliere le cose, appunto perché ogni uomo è diverso, ogni uomo è un unicum, è originale. La Bibbia non parla di un cliché di persone, ad esempio non tutte le persone della Bibbia sono delle brave persone. E non tutte le persone che sono raccontate nella Bibbia allo stesso tempo sono tutti peccatori e brutta gente che va convertita e cambiata. La Bibbia è popolata di santi e di peccatori, di persone che hanno dei caratteri docili, capaci di ascolto, e di persone invece che si rinchiudono, che hanno un carattere abbastanza difficile. E molto spesso queste caratteristiche si mescolano a storie di grande rilevanza. Possiamo pensare ad esempio come il carattere di alcuni profeti, appunto sono dei profeti, personaggi principali anche di alcune storie, no, dell'Antico Testamento, dovrebbero scandalizzarci per il modo che hanno di vivere alcune cose. Cioè, c'è una storia particolare di un libro, un piccolo libretto che si trova nell'Antico Testamento, che è il libro del profeta Giona. Tutti noi conosciamo un po' la storia, anche senza aver letto per intero questo breve libro che si trova nell'Antico Testamento. Giona in fondo è un profeta strano, è scelto dal Signore, quindi si ritrova addosso questa predilezione da parte del Signore, ma quando il Signore gli chiede di fare qualcosa, la reazione di questo profeta è molto strana, se ne va dall'altra parte del mondo, deve andare a destra e lui se ne va completamente a sinistra. Non vuole ascoltare la parola del Signore, finché non capita qualcosa di traumatico. Mentre sta fuggendo dalla volontà di Dio, viene gettato in mare, la storia è un po' più complessa, comunque ingoiato da un grosso pesce, viene vomitato su quella spiaggia che in realtà è il territorio dove lui deve andare ad annunciare, deve andare a profetizzare, a portare la parola del Signore.
Questo profeta un po' riluttante, questo profeta che in realtà resiste, si porta un carattere stranissimo. Ad esempio, non ha nessuna fiducia in quello che sta facendo, non ha nessuna fiducia in questa sua attività profetica. Fa le cose eseguendo quasi un comando da parte del Signore, ma non credendoci fino in fondo. Ecco, noi siamo portati a pensare che quando una persona vive in questa maniera, solitamente non porta frutto. Invece l'Antico Testamento, raccontandoci questa storia, ci dice che questo profeta, attraversando la città in cui lui deve profetizzare, senza nemmeno finire il giro della città, senza nemmeno attraversarla totalmente, 3 lunghi giorni di cammino è grande questa città, soltanto per un terzo attraversa questa città con una predicazione molto asciutta, o vi convertite o Ninive sarà distrutta, questo dice questo profeta riluttante. Le parole di questo profeta portano talmente tanto frutto che tutti cambiano, tutti si convertono, a partire dal re fino agli animali, tutti, completamente tutti. La reazione che ha questo profeta non è di gioia, non reagisce con la gioia, ma reagisce invece con una sorta di rabbia. È arrabbiato perché il Signore è buono e che ha salvato la vita di questa città di peccatori. Non sappiamo nemmeno come finisce bene il racconto, perché il dialogo finale in cui Dio cerca di dire a questo profeta che in realtà lui ha misericordia per questa città perché l'ha fatta lui, perché sente nel profondo di se stesso di amare questa città e di amare queste persone, questa cosa sembra così lontana da questo profeta, hanno come reazione da parte di questo profeta una reazione spropositata. Ad esempio, chiede di morire, non vuole più vivere. È così strano, ma io penso che la Bibbia ci racconti queste storie, raccontandoci anche questi caratteri particolari di questi personaggi, perché ciascuno di noi possa un po' ritrovarsi. Ecco, ho citato il profeta Giona per dire che esiste anche una maniera molto negativa di viversi il nostro rapporto con Dio, una maniera negativa di viverci la nostra relazione con il Signore e quindi il nostro rapporto col mondo. Possiamo viverci ad esempio questa pandemia pensando che il Signore sta castigando, sta distruggendo, che ci vuole traumatizzare, che vuole che cambiamo il nostro modo di ragionare, mettendo sopra il Signore delle immagini che nascono un po' da noi, dai nostri ragionamenti, dalle nostre teologie, che molto spesso sono teologie di basso costo, non sono alte teologie, perché l'unica maniera che noi abbiamo di capire Dio e di leggere l'operato di Dio non è a partire da quella che è la nostra esperienza o quella che è la nostra storia, ma è partire da Gesù Cristo. Gesù Cristo è la rivelazione ultima di Dio. E quindi quando parliamo di Dio, dobbiamo parlare di Dio come Gesù parlava di suo Padre. E quindi dobbiamo pensare a Dio così come Gesù Cristo ce lo ha rivelato. Ecco, ognuno di noi dovrebbe forse un attimo fermarsi e dire: con che occhi io guardo il mondo? Io sono più portato a guardare il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno? Io tendo più a deprimermi o ad affrontare? Io tendo di più a valorizzare le piccole cose buone che ci sono o ad accorgermi delle tante cose che non vanno all'interno di questo momento storico della nostra stessa vita? Perché il problema non è la pandemia del coronavirus, il problema è capire che quando una persona guarda in maniera storta il mondo, quando una persona dà sempre importanza a ciò che non va, non c'è bisogno che arrivi il coronavirus per viversi male la vita. Se la vive male, anche se guidando nel traffico qualcuno gli taglia la strada, se vive piccole cose che lo mortificano nella propria quotidianità. Ognuno di noi dovrebbe partire rintracciando il proprio sguardo e cominciando a dire che ognuno, avendo un modo di guardare il mondo e la vita, sa che quella consapevolezza diventa il punto di partenza vero della nostra conversione. Un po' come voler dire che se è vero che il Vangelo deve cambiarci la vita, che se è vero che il Vangelo deve convertirci, questa conversione può avvenire solo e soltanto se noi sappiamo da dove dobbiamo partire, qual è il nostro punto di partenza.
La conoscenza di noi stessi, la conoscenza del nostro modo di approcciarci alla vita e al mondo può diventare davvero il punto di partenza della nostra conversione. Ad esempio, se una persona tende a guardare sempre le cose negative e lo sa, impara a prendersi in giro, impara a sorridere di se stesso, impara a non prendere, a non dare troppo peso alle proprie paranoie, impara a condividere un po' questa negatività che si porta nel cuore, perché scherzando su questa negatività la svuoti di pathos, la svuoti di peso. È un po' un modo attraverso cui noi cerchiamo di gestire la nostra umanità. Non dovremmo immediatamente giudicare la nostra umanità, dovremmo accettarla, accoglierla, nominarla. Questi discepoli hanno gli occhi impediti, esattamente come ciascuno di noi. Un po' come voler dire che questi discepoli hanno un modo loro di guardare le cose, che non gli fa vedere subito l'opera di Dio, che non gli fa riconoscere subito Gesù Cristo. E qui c'è bisogno di aggiungere un dettaglio molto importante. Riuscire a vedere Gesù, riuscire anzi no, a riconoscere Gesù, perché in realtà questi discepoli vedono Gesù, ma non sanno che è Gesù, sono incapaci a riconoscere Gesù, ma lo vedono con i propri occhi. Ecco, questa capacità di saper riconoscere Gesù, questa capacità di saper vedere l'opera di Dio dietro la cronaca nera della nostra vita, non viene da quanto siamo bravi, non viene da un nostro sforzo, non viene dalla nostra capacità di lavorare su noi stessi, viene invece da un dono, che è il dono della fede. Il dono della fede è esattamente la capacità di saper riconoscere Gesù risorto in delle circostanze che fino al giorno prima ci sembravano semplicemente circostanze casuali, circostanze positive o circostanze negative. Insomma, la scorza della nostra vita a un certo punto la riusciamo a vedere nella sua profondità e riusciamo a riconoscere nella profondità di quella storia, oltre quella scorza, riusciamo a vedere qualcosa di più grande, un progetto più grande, un filo rosso molto più importante che è il filo rosso della provvidenza. Ma questo è il dono della fede. E sembra che questi discepoli ne siano sprovvisti. Si ritrovano con la loro umanità ferita a viversi un episodio di cronaca nera che li riguarda da vicino, la loro pandemia, il loro coronavirus, che è la morte di Gesù. Questa cronaca nera la vivono in maniera negativa e però fanno qualcosa di interessante, ne parlano tra di loro, condividono tra di loro, si raccontano l'un l'altro questa esperienza. E proprio mentre stanno parlando l'un l'altro, accade risorto comincia a camminare accanto a loro, che Gesù risorto comincia a parlare a loro, a rivolgere la parola a ognuno di loro. Ecco, per noi cristiani, l'esperienza di Gesù che comincia a parlarci attraverso gli eventi che stiamo vivendo, viene attraverso un'esperienza molto semplice, che è l'esperienza dell'ascolto della parola di Dio. Noi siamo cristiani perché fondamentalmente non ci rivolgiamo al nostro subconscio per comprendere la volontà di Dio, non ci rivolgiamo semplicemente alla nostra interiorità per capire che cosa Dio vuole dirci. C'è un esempio molto bello che ci viene dalla liturgia di qualche giorno fa. Abbiamo festeggiato San Giuseppe in questo anno dedicato a San Giuseppe e durante la notte, quando Giuseppe apprende della notizia della gravidanza della donna che ama, l'unica cosa che riesce a produrre i suoi ragionamenti, la sua interiorità, è trovare un modo di salvare la vita a questa donna, trovare un modo di licenziarla in segreto, salvarle la vita ma allo stesso tempo ripudiarla. È l'unica cosa che con i suoi ragionamenti e con il suo buonsenso riesce a tirar fuori, a decidere, a capire, a scegliere. Ma noi sappiamo che lì non c'è la volontà di Dio. La volontà di Dio si manifesta nel cuore di Giuseppe quando in un sogno gli rivela qualcosa che è più grande dei suoi ragionamenti, che è più grande del suo buonsenso, che è più grande della sua giustizia. Giuseppe è un uomo giusto. E che cosa gli dice il Signore attraverso quel sogno? Gli dice di prendersi la responsabilità di questa donna e di questo bambino, di diventare il custode di questa vita, di diventare colui che rende possibile la vita del figlio di Dio all'interno della storia.
Perché questo è importante? Perché tante volte noi non siamo abituati ad ascoltare la parola di Dio. Al massimo ci mettiamo ad ascoltare noi stessi. Noi riflettiamo sulle cose, ma non meditiamo sulla parola di Dio. E se tu rifletti su qualcosa, puoi fare anche dei pensieri molto profondi, molto belli, puoi dare delle chiavi di lettura che sono avvincenti, ma non è detto che nella tua capacità di ragionamento c'è anche la volontà di Dio. La volontà di Dio avviene, accade dentro la nostra vita quando noi ascoltiamo la sua parola. Per questo ognuno di noi in questo frangente storico dovrebbe dire che se vuole comprendere qualcosa del periodo che stiamo vivendo, deve smettere di usare semplicemente il buon senso e deve ricentrarsi sulla parola di Dio, soprattutto sul Vangelo. Se noi tornassimo con tutto noi stessi a rimettere al centro della nostra vita il semplice ascolto della parola di Dio, ci accorgeremmo che il Signore, proprio attraverso la parola di Dio, non soltanto ci suggerisce qualcosa che ci fa rileggere in maniera sapienziale gli eventi che stiamo vivendo, ma ci comunica anche qual è la sua volontà. E sapere la volontà di Dio significa sapere dove dobbiamo andare, qual è la cosa giusta da fare, come si vive all'interno di alcune circostanze. Quando immaginiamo Dio, lo immaginiamo sempre come qualcuno che deve salvarci dalle circostanze avverse. Ma Dio è colui che ci guida nelle circostanze avverse. Dice un salmo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Non dice: se dovessi camminare in una valle oscura, tu mi toglieresti l'oscurità di quella situazione. No, mi guideresti in quella valle oscura, non mi lasceresti da solo. Il tuo bastone, il tuo vincastro, la tua presenza mi danno sicurezza. È bello questo, vedete, perché tante volte noi pensiamo di non avere fede o di non funzionare nelle nostre preghiere perché ci siamo riuniti come comunità, abbiamo pregato che il Signore ci allontanasse da circostanze avverse, ci allontanasse dalla pandemia del coronavirus e sembra che non ci ascolti. Ma il Signore ci ascolta anche quando ci sembra che non siamo liberati dal buio. Il Signore ci ascolta anche quando tutto è contro di noi. Il Signore ci ascolta anche quando la cronaca continua ad essere cronaca nera, perché è colui che ci guida nel buio, non semplicemente colui che ci salva dal buio, che ci tira fuori dal buio, ma è colui che attraverso la sua parola ci dice dove dobbiamo andare, qual è la direzione giusta da prendere. Quindi io credo che questo sia un momento importante per ciascuno di noi per tornare a convertirci, per tornare a usare qualcosa che è più grande dei nostri ragionamenti e della nostra intelligenza e che è la volontà di Dio. E la volontà di Dio si manifesta attraverso la sua parola. Il Vangelo di Luca lo spiega così, il rapporto con la parola. Gesù, quasi come un rimprovero, no? Prima aveva domandato di che cosa state parlando e loro gli raccontano un po' quello che stanno vivendo, quello che hanno vissuto. Gli raccontano un episodio di cronaca che pensano che anche questo straniero doveva conoscere. Sicuramente era su tutti i giornali dell'epoca, cioè era qualcosa che mediaticamente aveva coinvolto un po' tutta la città di Gerusalemme. Solo tu sei così straniero da non sapere che cosa è accaduto in questi giorni. E Gesù, davanti a questa affermazione, dice: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola del Signore. E comincia a spiegare, dice il Vangelo di Luca, a spiegare loro tutto quanto si riferiva a lui. Spiegò loro il senso delle scritture, il senso delle scritture. Credo che sia una indicazione bellissima per ognuno di noi. Quando noi permettiamo alla parola di Dio di entrare dentro la nostra vita, il Signore ci spiega il senso delle cose. Intuisco dalle immagini che in mezzo a voi c'è di tutto, ci sono mamme, papà, persone anziane, giovani, non importa che cosa stai vivendo in questo momento della vita. Ad esempio, se tu vuoi rileggere, vuoi capire il senso della tua maternità, devi permettere alla parola di Dio di entrare dentro la tua vita.
Se tu c'hai 20 anni e vuoi capire il senso dell'amore che provi per qualcuno, o della paura che provi a scegliere una facoltà, un lavoro, una vocazione, devi permettere alla parola di Dio di spiegarti il senso di quella tua paura, il senso di quegli eventi che ti toccano vivere. Se tu in questo momento stai vivendo tanti anni di vita religiosa, stai vivendo una vocazione, non basta semplicemente che tu rimani fedele a quello che c'è scritto nelle tue regole o nei voti che tu hai preso. Devi permettere al Signore di spiegarti il senso di quegli anni spesi per Lui, il senso di questo momento della tua vita. Capite allora, amici, che se noi togliamo la parola di Dio dalla nostra vita, ci rimane solo la cronaca. E l'unica cosa che noi possiamo fare davanti alla cronaca è farcela piacere, è usare il buon senso, aggiustarci le cose in maniera consolatoria, ma non in maniera risolutiva. Solo il Signore riesce a rileggere la nostra vita donandole senso. E sappiamo, e questo perché ce lo dice sempre il racconto del Vangelo di Luca, alla fine di tutto questo racconto, che quando questi discepoli, dopo che è successo tutto quello che è successo all'interno della locanda di Emmaus, parlavano tra di loro, cominciano a dire: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero parlava con ciascuno di noi? Ecco, questo è il fuoco della parola. Quando la parola entra dentro la nostra vita, quando la parola comincia a comunicarci la volontà di Dio, non abbiamo ancora una visuale risolutiva della nostra vita, che è un po' come dire, non abbiamo la risposta ancora alle nostre domande, non abbiamo la soluzione, ma il Signore rimette dentro di noi il fuoco, riaccende dentro di noi il fuoco, la vita comincia di nuovo a pulsare come un cuore vivo. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo conversava con ciascuno di noi? Viviamo in un periodo in cui il male più oscuro che attraversa il mondo non è quello della malattia fisica, ma è quella della mancanza di significato, di senso. È una sorta di atteggiamento di tristezza diffusa, di male oscuro che attraversa un po' i cuori di tante nostre persone. Leggevo ultimamente che quello che è il grande dramma della depressione e che prima riguardava una certa fascia d'età, solitamente la fascia di metà vita, dopo i 50 anni, quando un po' c'era un cambiamento radicale tra un prima e un dopo, tra un futuro e una consapevolezza che ormai un grosso pezzo di vita è andato avanti, adesso è sceso talmente tanto che non tocca più semplicemente i cinquantenni o i quarantenni, i trentenni, ma è arrivato a toccare i preadolescenti. Come può un preadolescente, no, sentire questo male oscuro della depressione? Perché viviamo in una società che ha perso il fuoco, in una società che non ha più il senso, ed educhiamo e trasmettiamo agli altri questa mancanza di fuoco, questa mancanza di senso, questo vuoto che a volte distrugge tutto. Ecco, noi cristiani non guariamo da certi vuoti e da certe assenze semplicemente perché abbiamo la risposta giusta o la soluzione giusta, ma perché permettiamo al Signore, in quella circostanza, in quella nostra debolezza, di parlarci, di riaccendere dentro ciascuno di noi il fuoco, di farci ardere di nuovo il cuore. Ecco, io credo che questa sia la prima tappa di conversione di questi discepoli di Emmaus. Hanno sì ancora gli occhi impediti, ma gli funzionano le orecchie. I loro occhi sono incapaci a riconoscere, ma c'è il loro cuore che è capace di ascolto. Che è un po' come dire, la nostra intelligenza in questo momento non sa come e tra quanto andrà a finire tutto quello che stiamo vivendo, ma c'è una parte di noi che torna a sperare, e non torna a sperare in maniera irrazionale, torna a sperare perché abbiamo permesso al Signore di parlarci in queste circostanze difficili, perché abbiamo permesso al Signore di spiegare noi il senso delle scritture, il senso degli eventi, il senso di questo momento della nostra vita. La seconda tappa che fanno questi discepoli, la vorrei descrivere in questo modo, e credo che l'avete fatto anche voi nei vostri incontri precedenti. C'è un momento
di questa storia in cui smettono di camminare perché sono arrivati ormai alla meta, o perlomeno i discepoli di Emmaus sono appunto arrivati ad Emmaus. E questo straniero, dice il Vangelo di Luca, fece come per andarsene, per allontanarsi, ma i discepoli cominciano a insistere perché questo straniero non se ne vada. Resta con noi, Signore. Resta con noi, ormai il giorno volge al declino, fermati, mangiamo qualcosa insieme. Insomma, c'è un desiderio profondissimo di questi discepoli di trattenere il Signore. Sapete come possiamo tradurre questo desiderio profondo di trattenere il Signore? È la preghiera. La preghiera è un desiderio di riuscire a incontrare e a trattenere il Signore dentro la nostra vita, di renderlo presente all'interno della nostra vita. Noi non sopportiamo l'assenza del Signore e per questo la preghiera è il tentativo che noi facciamo di invitarlo ad entrare dentro la nostra vita, di riuscire a farlo intrattenere con ciascuno di noi. In questo senso la preghiera non è semplicemente qualcosa che Dio fa dentro la nostra vita, ma è qualcosa di attivo che noi facciamo nei suoi confronti. È un'azione attiva da parte nostra per dire il nostro desiderio di Lui, il nostro desiderio che resti, che non se ne vada, che non ci lasci da soli. Se noi riuscissimo a capire che la preghiera è questo, ci accorgeremmo che, ma questo ce l'ha già spiegato benissimo un uomo straordinario che ha avuto, che la Chiesa ha avuto la gioia di poter tenere tra i suoi figli, che è Agostino. Sant'Agostino diceva che la prima maniera che l'uomo ha di cominciare a pregare è il desiderio. Questi discepoli hanno il desiderio che Gesù non se ne vada. C'è un desiderare dentro di noi che deve essere di nuovo riacceso. È troppo poco pensare che la preghiera sia un precetto, che sia una formula che diciamo in alcuni momenti o per abitudine o semplicemente perché qualcuno ci ha detto che dobbiamo fare in questo modo. La preghiera non è ripetere delle parole, la preghiera è riagganciare nella parte più profonda di noi questo desiderio e far ripartire questo desiderio fondamentale che è nel nostro cuore. Un po' come dire, vediamo quanto effettivamente tu tieni a qualcosa. Ci tieni talmente tanto che questi discepoli si inventano tutte le scuse possibili per non far andare via questo straniero. Il giorno declina, ormai si sta facendo buio, fermati con noi, mangiamo qualcosa insieme. Ecco, la preghiera è sempre un tirar fuori questo desiderio del Signore. E questo desiderio ha tanti modi di esprimersi. Ognuno di noi deve trovare il suo modo. Non è detto che la preghiera che una persona usa sia utile anche a un altro. Ognuno di noi deve farsi aiutare dalla maniera giusta di pregare. Io conosco anche giovani universitari che nella mia vita ho avuto la gioia di poter accompagnare, che si sentivano molto aiutati, ad esempio, dalla preghiera del Rosario. A qualcun altro si sentiva molto aiutato dall'adorazione, qualcun altro semplicemente dal silenzio, qualcun altro da alcune pratiche religiose, qualcun altro dalla lezione divina, qualcun altro... Insomma, ognuno di noi ha un suo modo particolare di vivere la preghiera e di sentire che c'è qualcosa che gli corrisponde, qualcosa che rende manifesta questa relazione con il Signore. La cosa peggiore, vedete cari amici, che possa accaderci è smettere di pregare. Perché una persona che smette di pregare sta praticamente vivendo da sola ed è la solitudine il nostro vero problema. È la nostra autoreferenzialità il nostro vero problema. La vita comincia a diventare insopportabile quando la viviamo da soli. La vita comincia a diventare invivibile quando non avvertiamo il desiderio di questa relazione, il desiderio di dire a Gesù resta con noi, stai qui con noi, non te ne andare dalla nostra vita. Pregarlo come quel desiderio di trattenerlo, di cercarlo perché non se ne vada. Se è vero che le nostre preghiere non hanno il potere di gestire Dio, le nostre preghiere hanno il potere però di rendere manifesta la nostra relazione con Dio. Ed è questa la preghiera che salva. In questo senso, non tutte le preghiere ci danno sensazioni positive. Non tutte le preghiere vengono esaudite. Non tutte le preghiere ci corrispondono esattamente rispetto a quello che noi ci immaginiamo.
Ma la preghiera non è avere sensazioni positive. La preghiera non è una buona preghiera soltanto perché ci vediamo esauditi in quello che stiamo domandando. La preghiera è cercare il Signore, anche quando non riusciamo a trovarlo, ma cercarlo sempre e tenere vivo dentro di noi questo desiderio di Lui. Ci sono dei momenti in cui magari durante la nostra giornata possiamo andare davanti al tabernacolo e vivere un minuto davanti a Lui e sentire che quel minuto ci ha ricaricato per tutto il resto della giornata. E ci sono momenti in cui passiamo un'ora davanti al tabernacolo e non sentiamo assolutamente niente. E pensiamo che quella preghiera è una preghiera che non ha ottenuto quello che ci eravamo prefissati, che è una preghiera inutile. No. Quel minuto che ci ha riempito la giornata e quell'ora che apparentemente ci è sembrata un'ora sprecata hanno lo stesso valore, perché la preghiera vera è cercare il Signore, è cercare il Signore anche quando paradossalmente noi non lo sentiamo, quando pensiamo di non trovarlo, quando pensiamo che sia lontano da ciascuno di noi. E pregare anche mettendoci un po' contro noi stessi. E pregare emancipandoci dalla sensazione che tante volte la preghiera ci dà, e pregare senza l'aspettativa di essere per forza esauditi in quello che stiamo domandando, e sapere che c'è una cosa molto più importante nella preghiera che essere esauditi, è essere in relazione con Lui. Se noi siamo in relazione con Lui, possiamo anche non ottenere nulla, perché la Sua presenza è quello che vale di più, più anche dei frutti che avevamo domandato. La sua presenza è ciò che cambia completamente la nostra vita. Quanto sarebbe bello se questo tempo fosse per noi non un tempo in cui preghiamo perché siamo disperati. Apro e chiudo una parentesi molto veloce. Il Vangelo è pieno di storie di persone che pregano Gesù perché sono disperati, non perché hanno la fede. Perché hanno i figli che stanno male, perché hanno una malattia incurabile, perché si trovano in delle situazioni difficilissime, cercano Gesù a partire dalla loro disperazione. Ma Gesù non si accontenta semplicemente di esaudirli, in quella disperazione che vivono. Li aiuta a fare un percorso in quella richiesta, affinché accada qualcosa di molto più profondo. Avete in mente quell'episodio così bello dei 10 lebbrosi che vanno da Gesù e chiedono di essere guariti. Gesù li guarisce tutti e 10, tutti e 10. Ma sappiamo che soltanto uno straniero, torna indietro a ringraziare. È l'unico che effettivamente si è convertito, cioè è l'unico che ha capito che cos'è la preghiera cristiana, che non è semplicemente essere esauditi nella nostra disperazione, ma è riconoscere la presenza di qualcuno e coltivare nel cuore qualcosa che è più grande della nostra disperazione. E sapete cos'è? La gratitudine. Quest'uomo torna indietro a ringraziare. È questa gratitudine che fa dire a quest'uomo: vai, perché non solo sei guarito, tu sei salvo, tu sei salvato, non sei semplicemente guarito. Sarebbe bello se questo nostro tempo non fosse semplicemente un tempo di preghiere disperate, ma un tempo in cui ci lasciamo convertire nella nostra preghiera, un tempo in cui, anche se apparentemente ci sembra di non essere esauditi, sappiamo che Lui è con noi e se Lui è con noi tutto è possibile. Dice Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se il Signore è dalla nostra parte, io posso andare incontro alle schiere, io posso fare tutte le guerre del mondo se Lui è dalla mia parte. E questa è la nostra forza. La preghiera è questo tentativo di stare in relazione con qualcuno, cercare questo qualcuno, manifestare ad alta voce, soprattutto in maniera consapevole, diciamo così, il nostro desiderio che Lui ci sia dentro la nostra vita. Resta con noi. Mane nobiscum Domine, resta con noi, Signore. Questa fondamentalmente è la preghiera. Il terzo e ultimo passaggio che ci offrono questi discepoli di Emmaus e che anche voi avete vissuto un po' negli incontri precedenti è che non basta la parola e non basta semplicemente la preghiera, cioè non basta semplicemente capire la volontà di Dio e noi sappiamo che stiamo cominciando a comprendere la volontà di Dio non perché abbiamo delle idee nuove, ma perché si riaccende il fuoco dentro la nostra vita, perché sentiamo di nuovo la vita come qualcosa di vivo. Non basta semplicemente aver riacceso dentro di noi anche il desiderio della preghiera, il desiderio che il Signore rimanga dentro la nostra vita.
Abbiamo bisogno, ecco che torniamo al punto di partenza, che i nostri occhi incapaci comincino a diventare capaci, che i nostri occhi che non sono in grado di riconoscere possano cominciare a riconoscere. Che cosa? L'opera di Dio. Cominciano a riconoscere che dietro quello straniero non c'è solo uno straniero, ma c'è il Figlio di Dio. Ecco allora che quello che sperimentano i discepoli di Emmaus è che in quella locanda, nel gesto dello spezzare il pane, subito intuite che è il gesto dell'Eucarestia, che in quell'esperienza dell'Eucarestia, dice l'Evangelista Luca, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. E come lo riconoscono, come lo riconobbero, immediatamente scomparve dalla loro vista. Che cosa significa vivere l'Eucaristia come il momento in cui ci vengono aperti gli occhi? Che cos'è l'Eucaristia in fondo? L'Eucaristia è la celebrazione dell'amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi, donando la vita per ciascuno di noi. È un po' come se il Vangelo volesse dirci che quando noi celebriamo l'Eucaristia e ci lasciamo autenticamente coinvolgere, avvolgere, incontrare dall'amore di uno che ha dato la vita per te, l'incontro con uno che ti ama, l'incontro con questo amore che sta dando la vita per te, ti cambia la vita, ti apre gli occhi, ti fa vedere le cose da una prospettiva completamente diversa. Capite allora che cos'è l'inferno? L'inferno è impedire all'amore di amarci. L'inferno è non permettere che l'amore entri dentro la nostra vita e non lasciarci amare da lui. Ben inteso, se noi pensiamo che l'Eucaristia sia semplicemente portare i nostri corpi in un posto e fare dei riti, questa non è l'Eucaristia che ci cambia la vita. È comprendere che dietro quel sacramento che noi celebriamo attraverso una liturgia, dobbiamo permettere al Signore di amarci, dobbiamo far entrare questo amore che ha donato se stesso, farlo arrivare fino al profondo del nostro cuore e fino al punto in cui la nostra vita è rovesciata, la nostra vita è convertita, la nostra vita è di nuovo una vita a occhi aperti, una vita che riconosce. Se noi non ci lasciamo amare, è impossibile riuscire a vedere l'opera di Dio dentro la nostra vita. È difficile riuscire a vedere la luce dietro il buio che stiamo vivendo. È un po' come se ognuno di noi dovesse domandarsi se la propria partecipazione all'Eucaristia la vive come una conversione o semplicemente come un'abitudine. Chissà con quanta consapevolezza effettivamente ci avviciniamo all'altare, mangiamo di quell'Eucaristia, celebriamo quell'Eucaristia, sapendo che lì c'è la passione, morte e risurrezione di Cristo, che lì c'è tutto il Figlio di Dio, che lì c'è un amore che dice ho dato la vita per te, lasciati amare da me. Il male ha come scopo quello di convincerci che noi non siamo degni di questo amore, che non siamo amabili, che non meritiamo questo amore. Il male mette sempre distanza tra noi e l'amore. Il male quasi mai, soprattutto per noi che siamo un po' più credenti praticanti, ci viene a dire che non è vero che questo amore esiste. No, no, ti lascia credere che esiste questo amore, ti lascia dire che nell'Eucaristia è presente quell'amore, ma ti convince che tu non sei degno di questo amore, che tu non puoi effettivamente essere degno di essere amato da lui. Ma nessuno di noi è degno, nessuno di noi lo merita, ma noi siamo stati amati non per i nostri meriti, non perché siamo degni di questo amore, noi siamo stati amati gratis. E questo significa, vedete, miei cari amici, che non importa chi siamo stati fino a ieri, non importa che cosa è accaduto dentro la nostra vita, non importa quanto abbiamo potuto sbagliare, quanto la vita ci ha fatto soffrire, non importa dove siamo arrivati, non importa quanto in basso siamo caduti o quanto gli altri ci hanno spinto in basso, perché se tu ti lasci amare, il Signore può rivoltare la tua vita, la può cambiare, la può trasformare, la può stravolgere fino al punto in cui tu vedi. E vedere è un po' come non riconoscere più quello straniero che scompare dalla loro vista,
diventa quasi invisibile il Signore, ma credo che sia un'indicazione importante per ciascuno di noi. È come se il Vangelo volesse dire che un autentico credente non ha più bisogno di grandi segni, non ha più bisogno di avere molte prove, perché sa che quello che sta accadendo dentro la sua vita ha cambiato lui, ha cambiato i suoi occhi, e quindi ogni evento parla di Dio, ogni cosa è carica di luce, ogni cosa è carica di significato. In questo senso, se ci lasciamo raggiungere da questa Pasqua, se ci lasciamo raggiungere da questa Eucaristia che rivolta la nostra vita, che converte la nostra vita, allora noi stessi diventiamo segno di questa vita, segno di questa resurrezione, segno di questa luce. Allora la nostra cecità viene guarita, e il fatto che noi riusciamo a vedere oltre le cose, che noi riusciamo a vedere al di là del buio, che noi riusciamo a vivere nella memoria della luce, che riusciamo ad andare oltre la semplice cronaca, fa di noi uomini e donne di speranza. Il mondo di oggi non ha soltanto bisogno di trovare il vaccino giusto, ha bisogno di speranza, ha bisogno di trovare delle persone che non siano semplicemente ottimiste. Non so se vi siete accorti, non ci sono molti argomenti per essere ottimisti in questo periodo. Abbiamo bisogno di qualcosa di che è molto qualitativamente molto più grande dell'ottimismo e della speranza. E la speranza, che è una virtù teologale, si sprigiona dentro la nostra vita quando noi permettiamo alla grazia di Dio di farla esplodere dentro ciascuno di noi. In che modo? Attraverso queste tre tappe, che in realtà ne potremmo aggiungere anche delle altre, ma queste credo che siano forse il minimo sindacale che rendono possibile vedere con gli occhi della fede quest'oggi che noi stiamo vivendo. La parola, la preghiera, l'Eucaristia, lasciare che il Signore riaccenda il fuoco dentro la nostra vita, donandoci di nuovo un'esperienza di senso, coltivare la preghiera come un desiderio di Dio, un desiderio di relazione con Lui, e permettere attraverso l'Eucaristia di lasciarci amare da un amore che ha donato la vita per ciascuno di noi. Ecco, se tutto questo arriva dentro la nostra vita, dentro la nostra esistenza, allora scoppia in noi, come defragla dentro di noi come una bomba la Pasqua nel nostro cuore, e noi diventiamo quella speranza che il mondo si aspetta di vedere da dei credenti cristiani. Ecco, auguro a me e auguro a voi di poter con umiltà metterci sulle orme dei discepoli di Emmaus, di non avere paura, di smettere di avere un atteggiamento giudicante nei confronti delle nostre incapacità, ma di sapere che se il Signore è stato capace di camminare accanto a queste persone, a questi due discepoli, a questi due ragazzi, è capace di mettersi accanto a ciascuno di noi in questo momento. Uso una parola che nella nostra cultura forse può farci un po' sorridere. Il Signore perde tempo con questi discepoli e non ha paura di perdere tempo con questi discepoli finché non diventano capaci di quel cambiamento. Ecco, dovremmo permettere a Gesù di continuare a perdere tempo con ciascuno di noi. E perdere tempo significa che a volte la fede ci sembra non una cosa utile, perché non produce. Non produce secondo la mentalità e la cultura contemporanea. La immaginiamo più che altro come una sorta di sport del fine settimana, come un hobby. Ognuno ha le sue fisime, qualcuno di noi ha la fisima della fede, ma questa non è la fede cristiana. Agli occhi del mondo è incomprensibile l'esperienza della fede, perché non è qualcosa che possiamo piegare all'utile. Come l'amore, in fondo, l'amore autentico è sempre una perdita di tempo e gratuità esercitata su qualcuno. È amare per amare, senza aspettarci per forza il contraccambio. Ecco, questa sorta di gratuità, questa esperienza che noi viviamo nella fede, questo perdere tempo di Gesù con noi, è in realtà quella che noi chiamiamo la vita spirituale. La vita spirituale è lasciare che Gesù perda tempo con noi, fino al punto di aprire i nostri occhi, di riconoscerlo. E per questo, come racconta il Vangelo di Luca, e concludo, trovano il coraggio di tornare indietro e quindi di rileggere, ecco che bello, tutta anche la loro storia passata, e di annunciare
questa Pasqua, di annunciare che hanno incontrato il risorto.